un'indagine complessa sul filone del servizio raccolta rifiuti, da cui sono emerse gestioni familiaristiche e clientelari della cosa pubblica, con assunzioni già concordate, è quella che ha portato il sindaco Carlo Pisacane, il vice sindaco Fernando Marrocco, l'assessore Angelo Di Maria, due funzionari comunali Franco Volpe e Angelo Cilento, due consiglieri comunali Fabrizio Cusati e Pasqualino Volpe, il segretario comunale Claudio Auricchio e un imprenditore di Battipaglia, Alfonso Palmieri, amministratore unico di una ditta che si occupa di rifiuti, agli arresti domiciliari perché ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di concussione, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, abuso d'ufficio, turbata libertà sugli incanti e del procedimento di scelta del contraente e falso ideologico in atto pubblico. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione di Pollica e della compagnia di Vallo della Lucania, che ha dato esecuzione a 9 misure cautelari.